啊，你给我，给我，给我，我。 Buongiorno a tutti e tutte ci troviamo oggi a, a tirare un attimo le, le somme di quello che è stato questo lungo percorso uh, durato un anno sulla conferenza sul futuro del, dell'Europa. Come infatti sappiamo il 9 maggio a Strasburgo si è conclusa questo um, innovativo strumento di partecipazione diretta e di uh, inclusione dei cittadini per chiedere direttamente ai cittadini uh, quale fosse il loro bisogno quale fosse la necessità uh, di migliorare che tipo di politiche volesse, eh, avessero voluto che l'Unione Europea prendesse in considerazione. Eh, sicuramente è stato un'occasione, è stata un'occasione per eh, garantire a tutti l'opportunità di far sentire la propria voce. Eh, come sappiamo eh, è stata presentata il la relazione finale alle istituzioni del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio che da questo momento in poi sono Chiamate a valutare eh, le, le diverse proposte che sono sorte dai cittadini di tutta Europa e eh, avviare un, un percorso democratico che porti a, a produrre un impatto sulle politiche europee. Eh, sappiamo anche che eh, la, la conferenza si è solo conclusa il 9 maggio, ma che quindi da, da questo momento in poi prende il via la parte più importante eh, del, del percorso di applicazione di tutte quelle proposte del presentate da, dai cittadini. Oggi siamo dunque qui per, per parlare insieme a, ai nostri ospiti eh, di quello che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa che cosa ha prodotto in questo lungo anno e eh, provare a, a dare alcune, mh, alcune linee delineare un attimo il percorso che potrebbe prendere da questo momento in poi. Eh, ringrazio quindi tutti quanti. Eh, voi che ci state Seguendo sia in presenza che in live sui nostri social, vi ricordo che potete interagire con noi in sala facendo delle domande. E adesso, eh, senza rubare troppo tempo, passo a salutare e a ringraziare i nostri ospiti. Ringrazio per primo il direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, il dottor Carlo Corazza, eh, i responsabili dei centri Europe Direct Città Metropolitana di Roma, Dario Noschese, il responsabile e il coordinatore del CDE Altiero Spinelli, Franco Botta, e il responsabile del centro Europe Direct eh, Università degli Studi di Roma, Tre. Ehm Raffaele Torino, eh, chiedo subito ai nostri ospiti di fare un saluto istituzionale. Di, di salutare tutti noi in sala, eh, so che il direttore Corazza dovrà lasciarci eh, tra una mezz'oretta circa per impegni istituzionali. Quindi la ringrazio eh, per essere stato qui con noi, nonostante, nonostante tutto. Prego, direttore. Grazie, grazie mille per questo invito. Grazie per questa introduzione. Eh, io sono davvero grato eh, agli ErobDirect, eh, Città Metropolitana di Roma, Roma 3, alla Sapienza al Centro di documentazione, alla Biblioteca della Sapienza, non solo per l'evento di oggi, che, eh, che, che è molto importante, ma anche per tutto l'enorme e prezioso lavoro che hanno fatto coinvolgendo giovani cittadini e, e, e aiutandoci a elaborare quelle. 40.000 idee proposte che poi si sono tradotte in 170 raccomandazioni e in 49 diciamo, misure vere e proprie di, di, di modifica che dovranno essere attuate con 300, con 300 misure di attuazione. Come sapete, nel momento della conclusione dei lavori sulla conferenza sul futuro dell'Europa, i vertici delle istituzioni, a cominciare dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, hanno preso l'impegno di dare un seguito effettivo. A, a questo esercizio di democrazia che come è stato giustamente sottolineato all'inizio è, è estremamente innovativo quindi io davvero ringrazio Dario Moscheda, Raffaele Torino, Antonietta Rossi ringrazio i parlamentari europei che hanno dato il loro contributo il presidente Antonio Italiani che come sapete è presidente della commissione che seguirà qua la conferenza degli affari, eh, eh, gli affari costituzionali del Parlamento Europeo e eh, l'onorevole Fabio Massimo Castaldo che ha partecipato direttamente ai lavori. Saluto l'amico Pier Virgilio D'Astro che continuerà con il Movimento Europeo a essere da forte pungolo alle, alle istituzioni europee per verificare che il cambiamento avvenga eh, davvero. Allora, noi oggi abbiamo mai così chiaramente davanti i limiti della costruzione europea e purtroppo li abbiamo perché abbiamo vissuto due, due, due tragedie, una dopo l'altra, prima la pandemia e adesso questa terribile aggressione del, della federazione russa all'Ucraina e, e, e possiamo dire chiaramente che se oggi avessimo avuto un'unione per la difesa, un'unione per l'energia, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, basti pensare a quanto stiamo pagando l'energia, alle difficoltà di, di, di trovare un tetto comune o fare acquisti in comune, alla difficoltà di, di utilizzare pienamente il potenziale di rinnovabili non avendo ancora un mercato abbastanza integrato, potrei dilungarmi ma insomma è, è, è chiaro a tutti che, eh, che, che senza un'unione per la difesa, senza un'unione per l'energia con i veti per imporre le sanzioni, basta ricordare cosa è successo nell'ultimo mese io mi vergognavo per l'Unione Europea insomma, che Orban ogni, ogni, ogni due giorni bloccasse per un pretesto diverso una cosa, mentre stavano morendo migliaia di, 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 di ucraini, finalmente siamo arrivati all'embargo sul petrolio, però insomma diciamo che c'è stato uno spettacolo indecente, non delle, non delle istituzioni europee che hanno fatto quello che dovevano, il Parlamento è stato il primo a chiedere un embargo del gas, del petrolio e del carbone, proprio di alcuni stati membri, in particolare dell'Ungheria, che eh, sfruttano in maniera indebita eh, un diritto di veto per, per, per logiche puramente nazionali che sono comunque strani a quella che dovrebbe essere la logica. Dell'Unione. Quindi insomma, bisogna cambiare, su questo penso che nessuno, ce l'hanno detto i cittadini sorteggiati, ce, ce, ce lo dice la realtà, dobbiamo avere un'Europa più democratica, più efficace che, debba, che, che possa dare risposte effettive alla, a, a queste crisi. L'alternativa è il populismo, l'alternativa dal non dare risposte ai cittadini è chi gli apprendisti stregoni più firai e magici che ci dicono guardate che il problema si risolve così in maniera semplice. E poi chiaramente non risolvono niente, però ti danno l'illusione che il problema si possa risolvere in maniera semplice magari ti danno anche l'illusione che ci sia un nemico, che se tu abbatti quel nemico, in particolare di solito il nemico preferito dei populisti è proprio l'Unione Europea, a quel punto tutto per incanto si risolve. Quindi le alternative sono o risolviamo i problemi noi, e alcuni problemi si possono risolvere solo lavorando insieme a livello europeo, oppure ci sarà sempre più populismo e sicuramente i problemi invece di risolversi si complicheranno. Noi abbiamo deciso di avviare come Parlamento europeo la via del cambiamento in modo democratico, l'avete visto con la conferenza, perché una democrazia liberale si cambia con la partecipazione, non si cambia chiudendosi nelle stanze tra diplomatici, funzionari, eccetera. Quindi insisteremo per continuare su questa via. Come sapete il Parlamento ha chiesto a larga maggioranza una convenzione, la riforma dei trattati. Ci sono degli stati che puntano i piedi, adesso non so se sono 13, 10, 8 o 9, però alcuni stati si possono sicuramente convincere perché insomma io non credo che la Danimarca o la Svezia eh, siano contrarie per ragioni di principio a, 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 alle cose che si chiedono, che le cose che si chiedono sia avere un'Europa più democratica, quindi un'Europa che, che abbia un Parlamento che propone le leggi, che non sia bloccata dai diritti di veto, che abbia un'unione per l'energia, che abbia un'unione per la difesa, che atti il pilastro sociale europeo, che possa attuare l'articolo 7, quindi anche lì che, che, che non lasci impuniti delle cose molto gravi come le violazioni dei diritti fondamentali. Penso... La separazione dei poteri in, in Polonia, o le zone LGTB o, o tante altre cose che succedono in Ungheria. Eh, io non credo che, appunto, questi paesi siano contrari a questo tipo di modifiche, quindi insomma ci si può lavorare. È chiaro che è difficile immaginare oggi una modifica dei trattati a 27, quindi mh, bisognerà forse immaginare dei percorsi eh, più creativi. Però eh, io credo davvero che la, 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 la via del cambiamento è una via obbligata. Chiudo ricordando, eh, noi apriremo adesso una, una, una Experience eh, a Piazza Venezia, a Roma, sarà eh, la casa dei cittadini dove, dove chi entra non vedrà più le istituzioni come, come le vedeva prima. Sarà una bella esperienza interattiva. Questa il Bureau ha appena deciso. Di dedicare questo rap experience a David Sassoli, eh, come sapete, David Sassoli aveva fortemente voluto la conferenza sul futuro dell'Europa e aveva chiesto ai leader europei di avere coraggio e di, soprattutto di non fermarsi al tabù della riforma dei trattati, perché è sotto gli occhi di tutti che non riformare i trattati vorrebbe dire non dare ai cittadini le risposte che si aspettano. La Mezzola chiudendo, Roberta Mezzola chiudendo la conferenza sul, sul futuro dell'Europa ha voluto ricordare questo invito di, di Sassoli e ha anche detto che eh, Sassoli oggi sarebbe fiero del lavoro del Parlamento europeo, ecco io credo che se c'è un'istituzione che sta combattendo e continuerà a combattere per un cambiamento democratico del, del, dell'Unione europea eh, sarà il Parlamento europeo, quindi potrete sicuramente contare sul Parlamento europeo europeo. Grazie mille, mi scuso di nuovo, posso assistere ancora 20 minuti, poi purtroppo avevo un altro impegno. Grazie ancora. Grazie mille direttore e mh, ci tengo a sottolineare quello che ci ha appena raccontato, cioè che a breve eh, presso Piazza Venezia qui a Roma si attiverà questo nuovo spazio per permettere a tutti i cittadini di, di continuare ad essere informati su tutto ciò che l'Europa e le politiche europee fanno e promuovono per, per la cittadinanza. Quindi immagino uh, che sarà un bel percorso e noi come Centri Europe Direct ci impegneremo a supportarvi in questo lavoro di informazione. Grazie mille per, per il suo intervento e lascio subito la parola al direttore Dario Noschese, il direttore del centro Europe Direct, città metropolitana di Roma. Prego. Grazie mille Sara, ringrazio eh, Carlo Corazza per le anticipazioni e le informazioni, insomma la sintesi eh, che già ha fatto. Sarò velocissimo e diciamo che l'occasione di oggi eh, è per ricordare quanto è stato fatto, ma anche per cominciare eh, poi con le testimonianze successive a capire eh, cosa andremo attualmente a, a fare e cosa ne sarà soprattutto di questa grande partecipazione che i cittadini hanno manifestato alcuni dati sono veramente importanti eh, ricordiamo che è un percorso che ha avuto eh, uno stop iniziale eh, dovuto a situazione pandemia covid e che poi è stato recuperato più che brillantemente per quanto mi riguarda in un solo anno se ne andiamo a vedere i numeri abbiamo 6.465 eventi che hanno visto la partecipazione di eh, 652.532 cittadini. Sono dei numeri impressionanti considerando anche tutte le difficoltà di movimenti e aggregazione eh, che erano presenti nei diversi Stati europei. Eh, ben 17.671 idee sono state proposte a, alle istituzioni. Eh, numeri veramente importanti, che poi hanno portato a questa sintesi di 49 proposte e 325 misure, eh, mh, alle quali eh, poi bisognerà dare assolutamente concretezza. Eh, se andiamo a sbirciare diciamo tra le 49 proposte e le 325 misure ed è un qualcosa che invito a fare anche in relazione all'attività ordinaria dei cittadini, perché l'Europa eh, siamo tutti, quindi istituzioni ma soprattutto eh, cittadini, possiamo notare che eh, spaziamo un pochino in tutte quante le, le aree e particolarmente interessante per me è stata vedere eh, anche tra le misure, eh, essendo un project manager, spazio dedicato anche al settore della progettazione europea. No? Consideriamo che il bilancio ordinario della Commissione, eh, della nostra Unione Europea, per il 96% all'incirca è dedicato a attività progettuale, quindi questi progetti possono effettivamente contribuire anche a tutte le necessità dei cittadini e delle istituzioni. E, e quindi vedere eh, molte indicazioni anche in quell'ottica eh, mi ha fatto molto molto piacere. Ora attendiamo un primo feedback per eh, l'autunno del 2022 e mh, dobbiamo essere eh, positivi ovviamente e non dobbiamo però dimenticarci di eh, contribuire nel nostro ordinario. Non dobbiamo vedere la conferenza come un qualcosa eh, di chiuso, dove la palla adesso passa alle istituzioni e noi cittadini eh, assumiamo nuovamente un ruolo attendista. Per quanto mi riguarda, eh, dobbiamo lavorare tutti i giorni affinché ci sia un'Europa migliore, più democratica che dia più peso alla parte progettuale in relazione ai risultati, che contrasti la disinformazione e che sia capace anche di comunicare nel migliore dei modi tutte queste informazioni ai eh, cittadini. Inizia quest'altro percorso e come detto non dimentichiamoci ora di partecipare con continuità. Grazie. Grazie mille a Dario Noschese e lascio subito la parola al padrone di casa, a Franco Bonta, il coordinatore del Centro di Documentazione Europea dell'Università della Sapienza, Altiero Spinelli. Grazie Sara, eh, allora, buongiorno. Innanzitutto io porto i saluti della direttrice della biblioteca e del centro di documentazione, che oggi, Antonietta Rossi, che oggi non è potuta stare con noi per un problema personale. Io dirò due parole veloci sul Centro di Documentazione Europea, eh, del quale mi occupo dal 1992, l'anno in cui la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia dell'Unione dell Europea, anzi delle comunità europee allora, e affidò in gestione i documenti che riceveva avendo firmato la convenzione per la creazione di un CDE alla Biblioteca Barone. La rete di CDE è la rete più antica dell'Unione Europea, è nata nel 63 ed è presente negli istituti di ricerca e nelle università. E la nascita dei CDE è, diciamo, viene attraverso una, la firma di una convenzione. Eh, tra la Commissione Europea e la struttura ospitante. Nella convenzione sono delineati i diritti e doveri delle parti. La mh, struttura ospitante mette il luogo e il personale, mentre la mh, Commissione mette eh, la documentazione, l'accesso alla documentazione e la ehm, e la formazione con cicli di formazione sia in in Italia che in ehm, che a Bruxelles e all'inizio al eh, CDE era richiesto specificamente di avere del personale bibliotecario che fosse in grado di gestire la documentazione cartacea naturalmente con il passaggio dal cartaceo al web questa specificità non è più richiesta anche se io sono convinto che sia ancora necessaria perché comunque il vicino di utenza dei CDE è in ogni caso ancora quello delle, della, della comunità accademica eh, professori ricercatori studenti vogliono sempre materiale aggiornato oppure vanno in cerca di materiale datato e magari di difficile reperimento e soltanto diciamo una figura di, da bibliotecario può eh, intervenire in questo senso l'esperienza personale poi mi dice che spesso gli studenti non sono in grado di trovare eh, documenti sul sito dell'Unione Europea e non tanto dalle sulle grandi banche dati come Eurex o il sito di Eurostat, ma tutta quella serie di relazioni, di studi che le commissioni ehm, che le direzioni generali della commissione e del eh, dipartimenti del Parlamento producono in continuazione. e mh, dirò soltanto due cose ancora sul CDE. Eh, Quest'anno compie 30 anni, come ho detto è stato fatto nel no è stato creato nel 92. Questa sala è stata inaugurata nel 91, nel 2001, quando il, magazzino è stato, il librario della Biblioteca è stato spostato al piano di sotto e dai locali del magazzino abbiamo ricavato una sala di lettura alle nostre spalle da 200 posti e, questo, e questa sala. Da allora questa sala ha ospitato, oltre a, a eventi legati all'attività istituzionale, anche... Ehm, Mostre bibliografiche, mostre di pittura, e eventi, eh, diciamo, mh, di vario genere, compresi eh, concerti. Mi piace ricordare nel 2002 una mostra curata da Endondo Paolini, in cui si è ripercorsa la vita di Altiero Spinelli, eh, ricostruendo una mostra ricca di foto e di altri documenti originali, ricostruendo addirittura nell'atrio qua fuori. Eh, alcuni luoghi da lui abitati eh, e anche appunto i luoghi quindi, in cui è stato incarcerato sia a Ventotene che in, altri, che in altre parti. Allora, delle due cose significative del CDA che voglio ricordare e poi chiudo, una è una partecipazione ad un uh, progetto che ha visto coinvolte università mediterranee fra cioè il 2000, 2002 e il 2004, un progetto che prevedeva di... Eh, come dire, monitorava lo stato delle relazioni trans-mediterranee. Il progetto si è chiuso nel 2004 con un colloquio qui a Roma e gli atti sono stati pubblicati nel 2006 da Rubettino. Eh, quel progetto prevedeva eh, un sito eh, web, eh, il quale noi diciamo alla fine del progetto, eh, noi lo abbiamo, non l'abbiamo chiuso, l'abbiamo inserito nel, sul sito dell'Unione del CDE. Ed si è trasformato in una in un portale che prende in esame le relazioni auto mediterranee e con la Turchia dando accesso tramite una cronologia eh, diciamo mensile a una quantità di documenti sia eh, dell'Unione Europea sia di principali centri di studio eh, che si occupano dell'argomento sia a articoli di giornale tratti da stampa sia europea che turca che Araba è naturalmente sempre in inglese perché nessuno di noi sa queste lingue, diciamo, non europee. e Un'altra un diciamo, parte significativa del CD è il fondo di Alexander Marx. Per chi non lo conoscesse, Alexander Marx è stato uno dei pionieri dell'Unione Europea, primo, primo segretario generale dell'Unione dei Federalisti, ha partecipato anche all'organizzazione del Congresso del 1948. Nel, alla sua morte, il professor Caggiano di Azevedo, già preside della facoltà di economia, e il suo esecutore testamentario, Caggiano è stato sia allievo che poi amico di Mark, ha, eh, diciamo, ha fatto in modo che la biblioteca acquisisse, la, la biblioteca Barona acquisisse la biblioteca della, dello studioso. E così nel 2011 alla presenza di un pubblico internazionale e alla presenza anche di figli Mireille e Arnaud eh, la, il fondo è stato preso in gestione dalla biblioteca e quindi anche dal CDE la eh, consta di circa 7000 libri eh, e un centinaio di titoli di periodici e più di 200 monografie e più di 200 miscellane e, siccome Marte è morto quasi centenario eh, eh, il, eh, il fondo copre praticamente un secolo dagli anni dalla fine degli anni 20 al, uh, uh, al 2000 anno della sua morte eh, è ricco anche oh, di documenti autografi di Marche e di altri eh, come lettere e altre eh, corrispondenza con vari personaggi de, dell'epoca anche ci sono anche diciamo dei dei delle, delle lettere con con mh, a Tiaro Spinelli col quale più che collaborare diciamo sia scontrato e per chi volesse fosse curioso di conoscere meglio questo fondo è possibile vedere eh, una mostra virtuale che noi abbiamo creato eh, sul sito della del servizio bibliotecario della sapienza e basta cercare su qualunque modello di ricerca Mostre Virtuali Sapienza Alexander Marche e verrà, verrà fuori. Chiudo dicendo che eh, l'altro anno abbiamo fatto un atto in occasione di un convegno sempre sulla figura di Alexander Marche, un convegno internazionale, abbiamo anche eh, fatto un catalogo a stampa per chi lo volesse qui è disponibile Ehm, che eh, diciamo dove sono eh, in, messi in evidenza i, eh, i documenti che sono visibili anche sulla mossa virtuale. Perché l'altro anno la mossa è stata fatta anche in presenza, quindi eh, dove è stato possibile toccare con mano questi documenti. Va bene, io ho finito, eh, quindi lascio la parola a a Sara e poi agli altri grazie. grazie mille Franco grazie anche per averci raccontato un po' il ruolo dei CDE dei centri di documentazione europea che insieme ai vari centri istituiti dall'Unione Europea fanno informazione per la cittadinanza passiamo subito la parola al professore e direttore del centro di road direct dell'Università degli Studi Roma 3 Raffaele Torino, prego eh, grazie Sara, ringrazio anzitutto Dario Noscrese per averci voluto insieme al Europe Direct Roma Metropolitana in questa iniziativa e anche io saluto eh, gli amici Carlo Corazza, Virgilio Dasso, e Stefano Milia qui con me, oltre che Franco Botta che ci ospita. Eh, Cercherò di essere sintetico anche io. Allora, la conferenza eh, sul futuro dell'Europa a mio avviso ci interroga, ci può interrogare, sul rapporto che c'è attualmente oggi tra i cittadini europei, tra il popolo europeo e il processo di integrazione europea. Ha costituito un banco di prova, una cartina di tornasole che ci aiuta a capire oggi qual è lo stato di questo rapporto. Noi sappiamo che la sfiducia nel progetto europeo è stata massima nell'autunno del 2012-2013 perché eravamo nella piena... Uh, esplosione della crisi del, dei debiti sovrani e in quel momento gli stati membri le istituzioni non hanno brillato e a quel, per quel motivo i cittadini europei si sono molto distaccati dall'Europa. Sicuramente abbiamo avuto un miglioramento con Next Generation EU, la reazione delle istituzioni europee la condotta di alcuni stati che sono state stati coerenti, scusate il gioco di parole, con le istituzioni europee ha migliorato questa fiducia. Ma ancora oggi eh, dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo dirci le cose come stanno. Noi sapete che io sono una persona diretta, pragmatica. Ancora oggi, a mio avviso, il progetto integrazionista, il progetto dell'Unione Europea, il progetto di un'Europa federale è percepito molto distante, molto sconosci quasi sconosciuto ai molti. Ora questo, mh, vedo in questo uh, gli effetti di un grosso rischio per l'Europa che ha pochi fattori condivisi. Diciamo la verità. Non ha una lingua condivisa, la cultura si spezzetta in mille iniziative culturali nazionali, non esiste una capacità fiscale veramente condivisa, perlomeno non, non ancora pienamente sviluppata. La difesa è Sta muovendo forse, forse faticosamente i primi passi, adesso ecco allora che eh, il processo di integrazione europea, l'Unione Europea, è alla continua ricerca di una legittimità popolare e la conferenza per il futuro per l'Europa fa parte di questa ricerca di una legittimità popolare perché diciamocelo chiaramente: l'Europa è. Eh, L'Europa, l'Unione Europea, il processo di integrazione europea, consentitemi di essere sintetico nell'espressione, è un po' eh, come eh, il gigante di Gulliver. C'è cioè questo paradosso del gigante che è grande, è enorme, ma riesce a fare poco perché ha poche tutto sommato competenze, no? è, senza, è senza poteri. Allora ci si è chiesti: possono i cittadini europei partecipando alla conferenza sul futuro dell'Europa, liberare questo gigante che ha pochi poteri può esserci una liberazione dal basso della potenzialità dell'Unione Europea. La conferenza sul futuro dell'Europa ha aiutato a liberare il gigante, può rappresentare qualcosa che aiuterà a liberare il gigante. Noi sappiamo che il 9 maggio il Comitato esecutivo ha consegnato ai tre presidenti le proposte, una cinquantina, 49 per essere precisi, alcune molto concrete, quasi spicciole, altre non rientranti fin anche nelle competenze dell'Unione Europea, a mio avviso. Ma c'erano delle grosse novità in queste proposte? In fondo i movimenti europeisti, e guardo al Piaviglio Dastri, ci dicono da anni, da decenni quali sarebbero le cose. Che andrebbero fatte no lo sappiamo cosa andrebbe fatto e quindi la conferenza dell'europa ha semplicemente ulteriormente rimarcato l'esigenza di fare qualcosa in alcune direzioni su cui adesso non voglio scendere perché erano solo dei saluti i miei ora però voglio chiudere con questa in, con questa mia domanda la conferenza per l'unione la conferenza per il futuro dell'europa sul futuro dell'europa ha rappresentato veramente un momento in cui è emersa una nuova volontà del popolo europeo? Sì, è stato uno straordinario esercizio di democrazia rappresentativa. Non me ne voglia il collega, ma io sono in imbarazzo: i numeri sono bassi: eh, eh, 17.000, 18.000 pro proposte, 60.000 accessi su un 500 milioni di, di cittadini europei sono numeri bassi. Noi come Euro Direct, voi come Eurodiet, ci siamo spesi moltissimo, abbiamo fatto tante iniziative, le hai citate prima tu, ma i numeri rimangono bassi. Allora io mi chiedo e chiedo e chiudo veramente agli amici per Virgilio, all'amico Stefano che adesso prenderanno la parola, che concretezza potremo dare veramente a questa conferenza sul futuro dell'Europa? Quali prospettive ci aspettano? Abbiamo ancora parlato fra di noi nella nostra bolla europeista o da questa conferenza sul futuro dell'Europa può nascere qualcosa di veramente positivo, qualcosa che cambi il rapporto fra i cittadini europei, il popolo europeo e il processo di integrazione europea? Grazie. Grazie mille, Raffaele, ti ringrazio anche per questo spunto pungente che ci hai dato per avviare la, la discussione. Nel mentre che i nostri ospiti qui in sala gli danno, eh, la cattedra per lasciare spazio ai nostri interventi, eh, mando subito il video che è, è stato inviato dall'onorevole dal Fabio Massimo Castaldo, che purtroppo per impegni istituzionali non potrà essere qui con noi, e porto i saluti dell'onorevole Tagliani che è impegnatissimo a Strasburgo non è riuscito a ad essere presente qui con noi. Quindi grazie mille e ascoltiamo le parole di Fabio Massimo Castaldo. Per me per condividere un po' di riflessioni con voi ne sono profondamente grato. Cari ragazzi, cari ragazzi, è una bellissima occasione questa per me per condividere un po' di riflessioni con voi e ne sono profondamente grato al Centro Diopertec della Città Metropolitana di Roma, così come al mio Diopertec di Roma Europea della Sapienza, per aver organizzato proprio questo bellissimo evento di oggi, questo nostro confronto, al quale purtroppo non riuscirò a partecipare fisicamente per via degli altri temi istituzionali che ve lo Ci tenevo tantissimo a darvi un contributo, eh, però, e darvi uno spaccato anche di idee, di proposte, proprio in quanto ex membro della Conferenza sul Futuro dell'Europa e come membro attuale del gruppo Spinelli del Parlamento europeo per contribuire ad animare questo scambio di idee che vedrà oggi i protagonisti, tanti rappresentanti del Movimento Europeo, del Centro politico europeo di Roma, e come vedrà oggi i protagonisti proprio oggi hanno modo di eh, dare un loro contributo. Il mio pensiero importante va proprio a voi, sapendo che quest'anno si è aperto purtroppo con una terribile... E crisi internazionale che ben conosciamo, una crisi che ha visto la criminale aggressione perpetrata dagli anni dell'Ucraina da parte della federazione russa ma che hanno un anno anche importante, un anno di rinascita in cui l'Erasmus eh, compie 35 anni, l'anno europeo dedicato ai giovani e l'anno che ha visto due mesi fa eh, una conclusione dell'avventura della conferenza di, di dell Europa e quindi la di una serie di Punti qualificanti sui quali costruire l'agenda del futuro. In questo esercizio di democrazia partecipativa, che ha visto lavorare fianco a fianco le istituzioni europee, i rappresentanti della società civile e ancora le rappresentanze dei parlamenti nazionali, ma soprattutto ben 800 cittadini divisi in quattro panel, eh, siamo riusciti finalmente a, a redigere un documento comune che secondo me è ambizioso forte, chiaro e che non dovrà in alcun modo essere ignorato. Ed è bene che sappiate che il terzo dei di componente scurpante era proprio costituito da giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, proprio come testimonianza del fatto che il futuro dell'Europa non può non essere eh, plasmato da chi è, in buona sostanza, il futuro del nostro continente. Eh, questo uh, grande momento ha dimostrato che c'è un gran, grande slancio, appunto, di sentirsi parte dell'idea uh, di integrazione del nostro continente attraverso idee proposte concrete che il cittadino stesso può e deve essere protagonista di questo processo, non è semplice sp spettatore. E anche dalle da raccomandazioni è emerso chiaramente come. Il modello europeo che promuove la, la dignità della persona, i diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche modo di essere resiliente che quindi una piena transizione energetica il più breve possibile è la richiesta più forte e più netta della maggior parte dei nostri concittadini. Ecco perché il Parlamento europeo, nella scorsa plenaria abbiamo approvato una risoluzione nella quale ci siamo impegnati ad avviare una stagione di grandi riporti diciamo, istituzionali proprio per rendere concrete, per rendere tolto assolutamente tolto possibili tolto eh, tolto. Eh, nella pratica quelle raccomandazioni no, dei cittadini di cui vi parlavo, proprio attivando eh. la procedura di revisione dei trattati eh, disciplinata dall'articolo 48 del TUE che ci consentirà quindi con auspicabilmente di arrivare presto a una nuova con convenzione per eh, rivedere insieme la nostra addirittura istituzionale e adattarla appunto a queste sfide. Queste modifiche richieste da noi come Parlamento europeo sono imperniate sull'idea di adeguare le competenze europee nei settori della salute e delle minacce per la salute a carattere trasfrontaliero, nel completare l'unione dell'energia, eh, basandola soprattutto sull'efficienza energetica e sulla, sul tumultuoso sviluppo delle energie rinnovabili, proprio in linea con gli accordi internazionali per mitigare i cambiamenti climatici. Ma abbiamo anche rilanciato sulla necessità di dare più attuazione al pilastro europeo dei diritti sociali, sul rafforzare la competitività e la resilienza dell'economia dell'Unione Europea e abbiamo voluto quindi anche qui esprimere la nostra vicinanza, la nostra attenzione particolare a quelle tante, quelle tante piccole, medie e micro imprese che sono il tessuto, il cuore pulsante della nostra economia, ma anche alla promozione di quegli investimenti incentrati su transazioni giuste e verdi digitali possono consentirci effettivamente di costruire un modello di produzione una, un continente finalmente ispirato a quel raggiungimento della modalità eh, climatica abbiamo nella nostra risoluzione anche sottolineato la, che eh, è è necessario modificare l'assetto delle cosiddette clausole passarella, con meccanismi che permettono di agevolare il trasferimento di competenze dentro di me all'Europa, eh, perché attualmente sono un po' trappola di un'unanimità una che deve superare l'unanimità, quindi vogliamo anche qui facilitarne il ricorso. È chiaro però che tutto questo non potrà essere pienamente realizzato se non otterremo anche un compiuto potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo l'unica istituzione che è democraticamente eletta da cittadini e che ancora oggi soffre di questo eh, strano mulnus che è un po' un unicum nel panorama dei parlamenti eh, a livello mondiale insomma tantissimi sono stati i temi che abbiamo affrontato nella conferenza e che continuiamo a sollevare all'interno del gruppo Spinelli del Parlamento Europeo e sappiamo altrettanto che la strada non sarà certo agevole ma piuttosto incerta e accidentata sarà fondamentale quindi non sbagliare i prossimi passi per avviare la procedura di revisione e chiederemo con forza al Consiglio europeo se decide appunto eh, di quando decide di convocare una convenzione che metta allo stesso tavolo appunto, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, i capi di Stato di governo, gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione, proprio per arrivare il più velocemente possibile a decidere in modo chiaro e trasparente sulle proposte di modifica che sono state eh, totalmente eh, promosse appunto dal lavoro dei, dei, dei nostri concittadini che hanno. Eh, Fianco a fianco operato insieme a noi per arrivare a questo importante obiettivo. A due mesi dalla vittoria della conferenza possiamo dire che questo processo è stato avviato, che come Parlamento ci faremo portatori in primissima linea della necessità imprescindibile di far accogliere pienamente le richieste che sono venute da, uh, dalla conferenza. In autunno organizzeremo anche un evento di aggiornamento, e speriamo che per allora ci siano già delle buone notizie e delle certezze, sicuramente vi posso assicurare che non moleremo la presa neanche di un centimetro e faremo sentire la vostra voce con grande forza per non perdere un'occasione storica perché questa crisi geopolitica ci insegna anche da, se non avremo un'Europa all'altezza delle sfide di fronte a noi saranno purtroppo proprio tali tragedie, tali fatti a imporci un stato di fatto delle cose piuttosto noi, eh, che noi, insomma, piuttosto che avere un'Europa che li sappia governare e saper difendere i suoi valori, i suoi principi nel modo necessario, appunto, a non vederli sempre sotto attacco da parte di potenze tributarie che invece potrebbero assolutamente minare la nostra credibilità. E su questo voglio eh, salutarvi con una riflessione del matematico, del filosofo Hermann Husserl, che ebbe modo di far presente quanto il termine Europa alluda evidentemente all'unità di una vita, di un'azione, di un lavoro spirituale, un'unità che oggi non può che essere. Il principio fondante della nostra sopravvivenza e sono contento davvero che abbiate un momento di confronto così alto, così bello per poterne discutere in modo approfondito. Spero molto presto di potervi ritrovare anche fisicamente per riprendere insieme le fila del discorso. Nel frattempo, vi auguro davvero buon lavoro e buona lotta per un'Europa libera e unita a tutti quanti noi. Ad Maiora. Ringraziamo l'onorevole Castaldo che appunto ci ha inviato questo importantissimo augurio e eh, lascio subito la parola al dottor Dastle, Pier Vigilio Dastle, presidente del Movimento Europeo. Per provare a dare una risposta a quella domanda pungente di, ehm, di Raffaele Torino. Quindi le chiedo quali sono le proposte che sono state ricevute, che sono state presentate, che possono avere una percentuale alta, eh, una probabilità alta di essere attuate. Prego. Grazie Sara, grazie a voi. Speriamo di vederci in presenza alla prossima occasione, in particolare quando sarà inaugurato il centro a Piazza Venezia. Che sarà anche quella la casa dei cittadini e dei cittadini europei. Io credo che mh, noi dovremmo cogliere quest'occasione di questa riflessione sulla conferenza e soprattutto sul seguito della conferenza, perché, per cercare di fare una riflessione un po' approfondita e non superficiale. Eh, noi spesso leggiamo sui giornali, ma insomma, lo vediamo anche in, in altri ambienti, un'analisi un po' superficiale dello Stato dell'Unione Europea. Eh, io credo invece noi dovremmo avere un po' una capacità di fare una riflessione un po' più approfondita che va un po' al di là di un, dei cliché che noi leggiamo spesso eh, sull'Europa. Vi dico soltanto due, due casi. Il primo eh, che riguarda molto spesso i giornali, ma purtroppo non soltanto i giornali, credo che anche il mondo accademico dovrebbe, da questo punto di vista, fare delle analisi più approfondite. Spesso si legge sui giornali che quando i cittadini vengono consultati le loro risposte normalmente sono negative eh, e lo fanno perché fanno riferimento per esempio ai due referendum che ci sono stati in Francia e in Olanda che hanno respinto eh, la Costituzione europea fra l'altro come sappiamo le ragioni del no francese vanno molto al di là del contenuto di una Costituzione che pochi conoscevano e probabilmente varrebbe la pena ricordare che dal 1975 ad oggi ci sono stati ben 39 referendum in Europa di questi 39 referendum, 32 si sono conclusi in modo positivo e 7, fra cui i due referendum in Norvegia, sono conclusi in maniera negativa. Il che vuol dire che in molti casi i cittadini, quando vengono consultati, le loro risposte sono positive e non negative. Il secondo elemento è che probabilmente voi vi ricorderete che alla vigilia delle elezioni europee del 2019, sui giornali e sui media emergeva in maniera molto ampia l'idea secondo la quale l'Europa che non era stata in grado di dare delle risposte adeguate, eh, avrebbero vinto le elezioni i populisti, come ha ricordato eh, Carlo Corazza. Che non è avvenuto perché nel Parlamento Europeo la maggioranza dei gruppi politici, e poi quella che ha espresso il programma di questa legislatura, eh, hanno posizioni fortemente pro-europee. Terzo elemento, che è quello più importante, su cui spererei che ci fosse un'analisi più approfondita e non superficiale, perché la conferenza ha dei limiti che sono stati ricordati, cioè il fatto che è stata una partecipazione limitata da parte dei cittadini sulla piattaforma digitale, una piattaforma fra l'altro che la Commissione europea con una decisione abbastanza sorprendente ha deciso di chiudere già il 9 maggio, che invece sarebbe stato molto più opportuno mantenerla aperta per tutto il percorso dopo la conferenza. Dicevo che uno degli elementi che è molto interessante sui lavori della conferenza che ha espresso in qualche modo in maniera abbastanza innovativa il, un metodo di democrazia partecipativa che è stato del resto realizzato e attuato in molti dei nostri paesi, con strumenti di democrazia partecipativa o deliberativa, come è avvenuto in Francia, in Belgio, in Islanda, in Irlanda, nei Paesi Bassi, e sono strumenti innovativi. Dicevo che un elemento abbastanza importante sul quale inviterei tutti a fare una riflessione un po' approfondita e non superficiale è che se sono emerse nella conferenza delle proposte diciamo così innovative, sono emerse perché sono emerse attraverso uh, un dialogo di carattere transnazionale. Normalmente quando si discute e si negozia per far fare dei passi in avanti all'Unione Europea, questo è il difetto delle conferenze intergovernative, espressione in qualche modo. Eh, come posso dire, eh, l'elemento che emerge è quello di un confronto fra posizioni nazionali. Se ci sono stati dei passi in avanti della conferenza, questo è dovuto soprattutto al fatto che eh, c'è stato un confronto fra un, in un dibattito transnazionale. I quattro panel di cittadini che sono riuniti 12 volte sono stati il frutto di un confronto transnazionale, non di confronti nazionali. Nella, i risultati della conferenza nelle sessioni plenarie hanno prevalso in qualche modo eh, degli orientamenti e delle convergenze di carattere transnazionale. Non peraltro nella conferenza soltanto il Parlamento europeo e i cittadini sono stati in grado in qualche modo di esprimersi attraverso le posizioni comuni, il che non è potuto avvenire per i governi. Il Consiglio che ha detto noi eh, alziamo le mani perché non siamo stati in grado di esprimerci, perché il Consiglio non si è espresso. In qualche modo anche i parlamentari nazionali, questo è anche un difetto del sistema, hanno detto i nostri parlamenti non ci hanno dato nessun mandato, salve il Parlamento italiano ha votato prima del 9 maggio una risoluzione che ha dato un'indicazione molto precisa al governo e gli altri parlamenti nazionali, i, par i delegati nella conferenza sul futuro dell'Europa non avevano ricevuto nessun mandato. Allora questo ci deve in qualche modo insegnare, se noi volessimo fare una riflessione un po' più approfondita, non superficiale, che i passi in avanti sul processo di integrazione europea possono essere realizzati soltanto nella misura in cui è condizione è possibile, in qualche modo, immettere un sistema di dialogo, di dibattito deliberativo a livello transnazionale e non soltanto a livello di un confronto nazionale. Questo è il frutto, in qualche modo, dei risultati delle 49 raccomandazioni che sono emerse dalla, dalla conferenza e che indicano che, in una serie di casi, queste raccomandazioni possono essere attuate. Probabilmente a trattato costante, ma che in alcuni casi che sono in qualche modo emersi tutti questi anni da quando è entrato in vigore il trattato di Lisbona, vorrei sollecitare anche gli amici del mondo accademico che il trattato di Lisbona è entrato in vigore nel 2009, cioè ben 13 anni fa. In questi 13 anni sono avvenute tante e tali cose eh, sulla scena dell'Europa e sulla scena del mondo che hanno mostrato come fosse necessario andare ben al di là di un trattato che era inadeguato. Vero che eh, alcune cose possono essere certamente realizzate a trattato costante se ci fosse la volontà politica delle istituzioni, in particolare del Consiglio, che è bloccato da un sistema di carattere intergovernativo. Tra l'altro, contrariamente al progetto Spinelli, il Consiglio non ha nessun limite di tempo per decidere. Mentre nel progetto Spinelli avevamo indicato con molta chiarezza che il Consiglio e il Parlamento devono decidere in un termine di tempo molto preciso, il che avviene anche adesso sulla questione della Convenzione. Per la riforma dei, dei trattati. Allora dicevo che ehm, è in qualche modo emerso in maniera chiara che se l'80% di quelle proposte possono essere attuate da qui alla fine della legislatura attraverso l'azione delle istituzioni, vediamo quello che dirà Ursula von der Leyen il 14 di settembre nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. È emerso con molta chiarezza che il 20% di quelle proposte possono arrivare a una concreta realizzazione soltanto a condizione di mettere mano al cantiere dell'Unione Europea, cioè la riforma dei trattati. Come è stato detto, ci sono delle competenze de, eh, essenziali come quelle della salute, dell'energia o della difesa, ma non soltanto quelle che sono ancora nelle mani degli Stati nazionali ed è una delle regioni per le quali l'Unione Europea non è stata in grado di reagire in maniera adeguata. Ci sono molti casi in cui ancora il Consiglio oggi vota all'unanimità e, e votando all'unità, come voi sapete, c'è il diritto di veto che imp impedisce al Consiglio. Di agire in maniera adeguata, eh, in molti casi la Commissione europea non ha dei poteri adeguati per agire, e anche il Parlamento europeo, per esempio, in materia di bilancio, può decidere sulle spese, ma non ha nessun potere per quanto riguarda la fissazione, per esempio, delle risorse proprie, per non parlare delle questioni della democrazia o della carta sociale. Allora il Parlamento europeo ha dato un'indicazione precisa, ha approvato una risoluzione abbastanza ampia, prima agli inizi di maggio e poi il 9 giugno. In cui indica in maniera molto precisa come si possono realizzare quelle 49 misure che sono state adottate dalla conferenza, come dico dai cittadini e dal Parlamento europeo in particolare. Ora, noi sappiamo che il dibattito non finisce qui, la Commissione europea ha già indicato che intende organizzare altri panel dei cittadini nel corso dei prossimi mesi, il Parlamento europeo intende agire in questa direzione. Il Consiglio per come al solito, non è stato in grado di decidere. Allora, eh, se c'è stato un numero inadeguato di partecipazione di cittadini sulla piattaforma digitale, questo non è dovuto eh, alla scarsa interesse dei cittadini da parte su questioni europee, ma dovuto al fatto che nella maggior parte dei nostri paesi non c'è stata un'azione da parte dei governi. In Italia in particolare c'è stato soltanto un panel dei cittadini, in altri paesi eh, pochi, in sei paesi, c'è stato qualcuno di più, ma nella maggior parte dei paesi i governi non sono stati coerenti eh, con l'obiettivo che era stato indicato di organizzare dei panel dei cittadini. Hanno in qualche modo violato un impegno che avevano preso nel compromesso che era stato firmato l'anno scorso. Hanno violato una cooperazione leale che ci doveva essere da parte delle istituzioni europee, in particolare da parte dei governi. Come dico, su 27 paesi, soltanto in 6 paesi, hanno dato la possibilità ai cittadini di esprimersi. Allora dicevo che il Consiglio, come ha ricordato anche eh, Carlo Corazza, soltanto un numero limitato di paesi ha indicato la sua volontà di andare avanti sulla strada della riforma dell'Unione. Io credo che il Parlamento Europeo, come avvenne nella prima legislatura, se il Consiglio mostrerà la sua inadeguatezza, la sua inefficacia, la sua incapacità di decidere, il Parlamento Europeo deve assumersi questa responsabilità a nome delle cittadine e dei cittadini che non hanno eletto. Abbiamo due anni di tempo da qui alle elezioni europee. Certamente in questi due anni, mi avvio alla conclusione, alcune cose possono essere fatte, dando attuazione alle raccomandazioni che sono emerse dalla conferenza. Ci sono tutta una serie di proposte che sono già sul tavolo e che aspettano soltanto la capacità di decisione delle istituzioni europee. Ma le elezioni europee del 2024 devono essere l'occasione nel corso della quale, in occasione della quale il Parlamento europeo deve rivendicare in qualche modo la sua volontà di andare avanti sulla strada di unione che dia delle risposte ai problemi dei cittadini. Allora, questa è la responsabilità naturalmente dei movimenti europeisti. Il Movimento Europeo in particolare sottolinea da tempo la necessità di riprendere quella strada che fu indicata dal tiro Spinelli, di svolgere un ruolo costituente. Se i governi non danno delle risposte, il Consiglio Europeo del 23 e 24 di giugno ha mostrato molta chiarezza che ha affrontato il tema dei risultati della conferenza in maniera abbastanza grottesca e inadeguata. Basta leggere quelle poche righe che sono state inserite nelle conclusioni del Consiglio europeo. Tra l'altro, forse molti di voi sanno, le conclusioni del Consiglio europeo sono scritte di solito una settimana prima del Consiglio dai rappresentanti delle diplomazie nazionali. I capi di Stato e di Governo si limitano in qualche modo ad adottare delle conclusioni scritte da altri. Vuol dire quelle poche righe scritte nelle conclusioni del Consiglio europeo... Danno l'indicazione in base al quale, attraverso il metodo del confronto nazionale, cioè non attraverso il metodo del confronto transnazionale, attraverso il metodo intergovernativo, noi non saremo in grado di dare la possibilità all'Unione di dare le risposte ai problemi sollevati dai cittadini, non soltanto nella conferenza, ma anche attraverso tutta un'altra serie di strumenti di dialogo che vengono attuati nei nostri paesi. Allora, la strada da percorrere, e mi fa piacere che tutto questo avvenga in un centro che è intitolato Altiero Spinelli, è quello attraverso il quale il processo di riforma dell'Unione deve essere democratico, perché questo processo è democratico, l'unica strada percorribile è quella di un ruolo costituente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha chiesto di fare le prossime elezioni europee il 9 maggio del 2024, associandolo anche alle elezioni di liste transnazionali, che in qualche modo danno anche un'indicazione ulteriore di un impegno transnazionale degli elettori. Allora, abbiamo meno di due anni di tempo. Io credo che noi dobbiamo cogliere l'occasione di questi due anni per lanciare una grande campagna di operazione pubblica affinché il prossimo Parlamento europeo assuma, come ha detto del resto più volte il presidente Mattarella, un ruolo costituente in modo tale da riaprire il cantiere dell'Unione europea. Sottolineando un punto, che è il punto, uno dei punti essenziali dello strumento innovativo della democrazia partecipativa, che normalmente di fronte ai cantieri c'è un cartello con scritto vietato l'ingresso ai non addetti lavori. Ora noi siamo convinti come Movimento Europeo che il cantiere dell'Unione deve essere aperto ai cittadini, cioè gli addetti lavori sono i cittadini, come hanno dimostrato un numero limitato di cittadini, limitato come dico a causa del fatto che i governi hanno violato l'impegno preso di in qualche modo di lavorare per coinvolgere i cittadini durante quest'anno della conferenza sul futuro dell'Europa quei cittadini che hanno avuto la possibilità effettivamente di essere selezionati, di partecipare, e noi abbiamo incontrato molti di quei cittadini che hanno mostrato come fossero consapevoli del loro ruolo, basta incontrare alcuni di questi ambasciatori giovani che hanno partecipato alla conferenza, per capire appunto come eh, quella era la strada da percorrere. E questo io credo che richieda da parte di tutti, da parte della stampa, dei media e anche dal mondo accademico una riflessione più approfondita e non superficiale di quello che è avvenuto in questo anno della conferenza sul futuro d'Europa e delle ragioni per le quali il Parlamento europeo ha indicato con molta chiarezza la strada che deve essere percorsa, che è quella della riforma dell'Unione, di un trattato che è entrato in vigore 13 anni fa, in un momento della storia dell'Unione europea che era molto diverso rispetto a questi 13 anni che hanno mostrato tutti i problemi di fronte ai quali l'Unione europea, a causa delle scarse competenze, a causa di un sistema istituzionale non adeguato, sono stato in grado di dare delle risposte che attendevano i cittadini europei eh, di tutti i nostri paesi. Grazie e buon lavoro. Grazie mille per Virgilio D'Asseri, presidente del Movimento Europeo. Due passaggi volevo sottolineare del, del suo interessante intervento prima di lasciare la parola al prossimo ospite. Il primo è l'importanza della transnazionalità. È vero, il motto che uniti nelle diversità porta dei, dei benefici. Quindi è una cosa in cui noi cittadini eh, e cittadine italiani, italiani ed europee dobbiamo continuare a, a sottolineare e ad ambire. E il secondo passaggio è relativamente. All'impegno che la cittadinanza deve assumere qualora il lavoro dei governi nazionali non porti ai risultati attesi. Credo che uh, come popolo europeo abbiamo questa questa grande opportunità e quindi dobbiamo diciamo spingere l'acceleratore su questi uh, processi di democrazia partecipativa che ci permettono in prima persona di dare il nostro contributo. Grazie ancora, Pier Virgilio Dassoli e lascio la parola al di direttore esecutivo del Centro politico europeo di Roma, eh, Stefano Milia, a cui chiedo eh, di fare un, un percorso, di descriverci l'iter eh, delle proposte che i cittadini europei eh, hanno presentato durante la conferenza sul futuro dell'Europa. Grazie tante. Il mio intervento, visto che vuole essere un intervento, diciamo, più che altro di tipo informativo. E quindi è anche essere uno stimolo, magari a chi ci segue poi di approfondire quello che è stata un po' l'esperienza della, della conferenza. Eh, e avrò de, delle slide a supporto, insomma, perché mi sono, eh, mi sono accorto che in realtà, in effetti, ancora in rete eh, non c'è moltissimo materiale. A cui si possa accedere in lingua italiana. Per esempio, basta sottolineare che lo stesso report finale, diciamo, della, della conferenza sul futuro europeo, è attualmente ancora disponibile solamente in, in lingua inglese. Il mio... Il mio intervento fondamentalmente eh, considera quattro elementi, cioè il calendario e le caratteristiche del procedimento che è stato adottato durante la conferenza sul futuro europeo. Per il, il, eh, la natura e i contenuti, diciamo, delle raccomandazioni che sono state espresse dai cittadini e quelli che sono un po' i primi follow-up eh, da parte delle tre principali istituzioni europee che abbiamo visto che sono già emersi in alcuni degli interventi che hanno eh, che mi hanno preceduto. Eh, il quarto punto, naturalmente quello più fondamentale, cioè quello sul contributo concreto al processo riformatore dell'Unione Europea, eh, eh, rimane un grande eh, interrogativo in senso che, 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 che rimarrà di questa conferenza fra uh, due anni abbiamo naturalmente eh, l'auspicio eh, molto oh, positivo di eh, Pier Virgilio Dastoli eh, però eh, ci, so, ci sono anche tantissime, eh, tantissime difficoltà eh, sicuramente noi come Centro Europee eh, vediamo eh, questa conferenza anche da un altro punto di vista eh, che è quello della spinta che potrebbe dare, occupandoci noi essenzialmente di pro processo normativo. Eh, dobbiamo dire che effettivamente tantissime di queste eh, di queste proposte che sono emerse durante la, eh, la conferenza eh, impattano fortemente sia sul processo normativo già in atto attualmente, insomma di cui la Commissione europea magari ha già presentato delle proposte, ma il Parlamento e il Consiglio ancora devono eh, decidere poi il eh, diciamo il quadro definitivo di queste di queste proposte legisla eh, legislative. E um, quindi hanno un uh, avranno un sia sulle proposte che verranno legislative che verranno presentate nei prossimi anni, infatti, uh, perché anche su questo uh, la Commissione europea, come vedremo, si è un po' impegnata a uh, tener conto di quello che le sensibilità dei cittadini hanno uh, visto come obiettivi principali da parte dell'Unione uh, dell Europea. Allora, la prima riflessione che voglio fare eh, riguarda il, il calendario. Come abbiamo sentito, il calendario eh, è stato un calendario molto, ma molto concentrato. Eh, in realtà la conferenza doveva durare due anni, eh, in realtà eh, poi per eh, motivi delle, di, specialmente della, della pandemia eh, si è ridotta a un anno, eh, tanto che quando la conferenza fu aperta... E eh, si vuole tenere fisso il punto finale della conferenza. Questo specialmente perché eh, il presidente Macron, eh, il presidente francese, ci teneva molto che la conferenza si concludesse nel suo semestre di presidenza. Eh, molti avevano criticato questo, questo aspetto perché avevano detto che sarebbe stato un periodo troppo breve per arrivare a delle, eh, a delle conclusioni eh, concrete. In realtà su questo direi che la maggior parte del, eh, degli esperti si sono poi visti i risultati. hanno hanno detto no, e effettivamente quest'anno è bastato, eh, poi un anno, oltretutto, nemmeno un anno, perché sono stati veramente eh, sei mesi pieni, come vedete dal calendario in cui ci sono state eh, la maggior parte dei, eh, dei, dei lavori, e eh, quindi questa eh, il no, 9 maggio del 2021 come apertura il 9 maggio del, del 2021 come chiusura sono state più che altro le date simboliche. Perché in qualche modo i lavori hanno già cominciato prima. La piattaforma era stata già avviata, per esempio, il 19 aprile e. E, ehm, e, e oltretutto, in realtà, ancora il, il dibattito sta andando avanti anche adesso dopo il, il 9 maggio. Ancora, e qual, come ha accennato anche, anche D'Astro, ci sono anche dei, eh, dei progetti concreti da parte sia della Commissione, ma anche del, del Consiglio di prevedere tutta una serie di follow-up di, eh, di questa sperimentazione. E, chi sono stati i soggetti che hanno interagito all'interno della conferenza? Direi prossima. Slide. Ecco, i soggetti principali o le diciamo gli elementi principali che hanno composto la conferenza sono stati effettivamente la piattaforma digitale della quale che si è parlata, eh, questo avrebbe teo, diciamo potenzialmente permesso a tutti i cittadini europei eh, di partecipare in qualche modo, di contribuire con proprie idee al, eh, al dibattito. Eh, come è stato evidenziato prima, i risultati della piattaforma digitale forse sono stati eh, molto modesti, effettivamente confrontati eh, con il numero dei, eh, dei cittadini europei, ma questo lo approfondiamo. Ha avuto invece una eh, eh, successo e anche diciamo forse è stato il, princip il principale contributo, diciamo, alla alle a quelli che sono stati i risultati complessivi della della conferenza, lo ritroviamo in quel nel processo deliberativo che è stato fatto attraverso questo uh, panel dei cittadini europei eh, e anche questo approfondire un attimo come come è stato composto eh, questo panel, cioè questo 800 cittadini selezionati a caso che hanno contribuito effettivamente ai eh, a, eh, a formulare le raccomandazioni definitive. Il eh, la sessione plenaria è stata quella dove i cittadini e eh, le istituzioni a vari livelli, dalle istituzioni locali fino alle istituzioni eh, eh, europee, sono stati eh, messi a confronto tra di loro. Eh, quindi i 449 membri che facevano, diciamo che insieme erano. Eh, coloro che eh, rappresentavano queste, questa sessione plenaria, eh, rischiava di essere eh, molto dispersiva. In effetti, eh, le poche riunioni che ci sono state, in effetti, eh, non, non avrebbero potuto eh, portare dei risultati concreti se non si fosse inserito in questo, in questo discorso a un certo momento dei gruppi di lavoro. Cioè la sessione plenaria non avesse a un certo momento deciso di fare dei gruppi di lavoro tematici. Questi gruppi di lavoro tematici composti. Eh, da circa 35 membri, sono stati 9 nuovi membri, 9 eh, gruppi tematici e sono stati quelli che effettivamente poi alla fine hanno concretizzato le, eh, le proposte proprio all'interno di eh, questi gruppi c'è eh, stato praticamente il filtro finale di tutte le idee che sono arrivate dalle eh, dalle varie componenti della della conferenza e eh, si è dato ordine e struttura praticamente al, al al testo di proposta eh, finale eh, il comitato esecutivo eh, che, ha, che in cui erano presenti le tre principali istituzioni europee è stato il motore di, tutta questa, di tutto questo eh, esercizio, con un, eh, secondo me un, un ruolo abbastanza eh, eh, predominante di una persona, specialmente del vicepresidente che rappresentava in quel, in quel caso il Parlamento europeo, c'è cioè Gy Verhofstadt, che eh, ancora oggi eh, continua a essere eh, la, eh, il personaggio che. Eh, cerca in ogni modo di rimettere all'ordine del giorno delle istituzioni il, eh, questo processo di eh, riforma avviato all'interno della conferenza stessa eh, alla fine abbiamo questo report finale di 336 eh, pagine che è stato adottato dalla plenaria per consenso mm, quindi non è una vera e propria votazione eh, si, si trova, diciamo, eh, si dice che non ci sono delle delle, delle, eh, for, delle delle, delle posizioni diciamo contrarie e quindi eh, si può in qualche modo eh, adottare questa, eh, questa documentazione e poi un follow up eh, lasciato adesso alle tre istituzioni quindi Parlamento, Commissione e Consiglio per quello che gli competerà e, eh, e vedremo un po' eh, come andrà a finire allora se adesso andiamo a analizzare in maniera un po' più dettagliata quelli che sono stati i contributi di queste eh, principali componenti, quindi una sorta di la democrazia partecipativa, quella della piattaforma, la democrazia deliberativa, quella dei panel, e poi questo, questa eh, cosa che assomiglia molto un po' a chi se lo ricorda alla, alla Convenzione che scrisse la Costituzione europea, solo integrata da questa componente dei cittadini, Insomma, quindi una partecipazione di molti eh, livelli istituzionali europei e poi eh, questa volta con integrazione diretta di cittadini. Vediamo per esempio che la piattaforma hanno partecipato essenzialmente cittadini eh, di sesso maschile, Diciamo, questo è il, è il risultato del, eh, de, dei dati che sono stati lasciati perché per iscriversi alla piattaforma, poi o tutto c'è la libertà di, poter, di dare questi dati o di poterli anche non dare. Insomma, quindi, eh, non abbiamo diciamo, proprio un quadro precisissimo. C'è sempre un, più del 30% delle persone che non hanno rilasciato questo tipo di informazioni. Però. Eh, diciamo che possiamo assolutamente dire che il, eh, sicuramente sono state specialmente la popolazione maschile, quella che ha partecipato alla piattaforma, eh, l'età eh, c'è stata una forte presenza di eh, persone al di sopra dei 55 anni che hanno partecipato alla piattaforma, è stato il componente principale. Però, comunque c'è stata anche una discreta eh, partecipazione giovanile. Abbastanza eh, ben distribuito. Il, dal punto di vista dell'occupazione di coloro che hanno partecipato a questo esercizio anche se naturalmente il 10% è stato costituito da manager naturalmente i manager non costituiscono il 10% della popolazione europea eh, però eh, naturalmente in questo caso hanno, eh, sono stati particolarmente coinvolti quello che eh, sicuramente si deve dire è sul, eh, sull'educazione i partecipanti eh, erano quasi tutti diciamo Persone che avevano almeno gli studi eh, di terzo grado, quindi insomma, hanno comunque eh, persone che hanno fatto l'università e quindi eh, da questo punto di vista effettivamente continua a presentarsi l'evidenza eh, che eh, l'Europa ha un po' questa caratteristica di essere un po' un argomento di tipo elitario insomma questo eh, viene confermato effettivamente anche da questo esercizio. Sugli stati no, un attimo diremo, sugli stati membri che hanno partecipato di più, in valori assoluti per esempio l'Italia è stata la terza con più di 3.000 idee presentate eh, però questi a valori assoluti spesso ingannano perché se no andiamo a vedere poi invece per grandezza degli stati, quindi per milioni di abitanti, invece ci ritroviamo abbastanza in fondo alla classifica e uh, sono eventualmente invece altri stati come per esempio uh, lussemburgo specialmente l'Ungheria per esempio, che ha svolto per dal punto di vista diciamo in, 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 in confronto con la propria eh, popolazione ha eh, ha invece contribuito abbastanza al alla piattaforma stessa. Ehm, come, la piattaforma, come era stata organizzata? Era stata organizzata eh, su, sulla base di nove tematiche, più un'altra possibilità, in effetti, di presentare anche altre idee. Eh, queste nove tematiche sono poi, alla fine, anche la struttura di quella eh, che è la relazione eh, finale. Quindi eh, effettivamente eh, questi, eh, questi no, nove eh, capitoli, cioè il cambiamento climatico, la salute, un'economia più forte, eh, giustizia sociale, occupazione, l'Unione Europea nel mondo, valori e diritti, stato di diritto e sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione, istruzione, cultura, gioventù e sport. Sono effettivamente i nove capitoli della relazione eh, finale. Per quantità di contributi che sono stati ricevuti, cioè quale tema che fa questi nove ha interessato di più i cittadini sia attraverso l'organizzazione di eventi sia attraverso la presentazione di idee oppure di comunque di reazioni a quello che stava accadendo sulla, sulla piattaforma. Negli ultimi, proprio nell'ultimo mese, il eh, tema che fino allora era stato quello predominante, cioè quello sul cambiamento climatico, è stato eh, sorpassato dal tema della democrazia europea. E che significa eh, stranamente, eh, oppure qualcuno diciamo dice che eh, no, questo non è un tema che interessa ai cittadini, che in realtà invece la questione del deficit democratico è ancora una questione attuale. È una questione attuale che i cittadini sentono. Non è assolutamente vero, e la sentono anche molto di più eh, rispetto ad altri temi come la trasformazione digitale, che è penultima, o la salute, che è ultima. Eh, quindi eh, sono alcune affermazioni che vengono fatte, eh, diciamo, molto spesso sulla ah, queste non sono cose abbastanza concrete. I cittadini che interessano cose concrete, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Loro quando pensano all'Europa, pensano invece eh, al eh, miglioramento del, dell'efficienza, dell'efficacia europea anche proprio attraverso i meccanismi democratici che governano questa realtà. Insomma, non è assolutamente vero che, eh, che sono solo i temi eh, che eh, impattano in maniera così diretta magari sulla, sulla, sulla vita dei cittadini eh, a eh, sollevare l'interesse dei, dei cittadini stessi eh, tutto questo lavoro diciamo di analisi della, dei contributi della piattaforma è stato fatto da un gruppo da una società privata che è stata quella incaricata sia in realtà della eh, dell'analisi eh, della piattaforma ma in realtà anche della selezione dei panel europei che sono stati come abbiamo visto quindi eh, determinanti nel, eh, nel eh, riuscire in tempi così brevi a eh, mettere a terra diciamo delle proposte eh, concrete eh, i panel eh, quindi erano 800 cittadini che sono stati eh, selezionati eh, casualmente eh, con, tenendo conto dell'UE del, del, del in termini di origine geografica, eh, del, della, del contesto urbano o lo, rurale, eh, che abbiamo visto che influisce moltissime analisi, specialmente elettorali, anche negli ultimi anni, anche sui referendum che si sono stati. Eh, proprio a proposito dell'Unione Europea, hanno fatto vedere che proprio il contesto urbano e rurale sono spesso delle discriminanti importantissime, effettivamente, nel, nell'atteggiamento dei voti dei, dei cittadini. Eh, la metà sono stati uomini, la metà sono state donne, è stata molto eh, precisa, diciamo, la, eh, la scelta. Nell'età c'è stata una. una Iperrappresentazione dei giovani tra i 16 e i 25 anni, perché infatti un terzo diciamo di, questi, eh, di queste persone selezionate effettivamente appartenevano a questa classe, eh, classe d'età, e eh, livello istruzione, anche socio-economico, anche quello è stato eh, molto, più, eh, molto meglio distribuito rispetto alla, alla piattaforma diciamo, che si è eh, in qualche modo spontaneamente alimentata. Eh, qua, I panel sono stati quattro, quindi gli 800 cittadini sono stati suddivisi in quattro panel da 200 cittadini. Eh, i, I temi che noi abbiamo visto sono stati quindi raggruppati in questi panel. Eh, lì eh, nello sli nella slide vedete quali sono diciamo, i temi eh, dei, eh, dei quattro panel. Queste, eh, questi panel cittadini hanno avuto delle riunioni periodiche, minimo tre incontri praticamente eh, di tre giorni ciascuno. Erano Avevano il eh, supporto di alcuni facilitatori e hanno lavorato anche spesso in ulteriori sottogruppi, insomma, questo è stato un po' il, eh, il metodo. Questo metodo deliberativo, in realtà, è un metodo che da vari anni eh, ormai eh, ha preso piede, ma finora era stato utilizzato in eh, esperienze di tipo locale. Eh, ci sono stati eh, consigli diciamo aperti, comunali, con eh, contributi eh, da parte dei cittadini, insomma, su alcune decisioni a livello cittadino e locale. Eh, que questi metodi sono già stati molto sper sperimentati, ma al mondo non esisteva alcuna esperienza di questo tipo, in, eh, in, con numeri eh, così grandi, eh, con, eh, su tematiche così eh, di tipo generale, così ampio, insomma, come, eh, come questo. Altro. Quindi effettivamente anche... Anche questo esercizio è stato portato avanti sperimentando di volta in volta, ogni mese magari si è pensato come potesse essere migliorato. Eh, sarà quindi una cosa molto importante e eh, sarà un'esperienza importante proprio per quello che ha detto prima Dastoli, eh, quest, questo elemento potrebbe in qualche modo essere inserito al, anche eh, all'interno del sistema del decisionale europeo in futuro. Insomma, questo confronto effettivamente, magari annuale, insomma, ogni due anni, con, eh, un, eh, con dei panel di cittadini, di cittadini europei eh, estratti a sorte. Quindi eh, il ehm, di questi 800 panel di questi 800 cittadini, 20 cittadini ogni panel, quindi 80 sono diventati portavoce degli altri all'interno della plenaria Quindi sono entrati direttamente nella, eh, nella plenaria. E, eh, e hanno dato lì il loro contributo e lì il loro contributo è stato veramente molto determinante eh, perché es, eh, i lavori che ci sono stati poi in, eh, in plenaria poi lo vediamo dopo un attimo eh, volevo dire che eh, invece c'è stato questo problema eh, come ha dato, eh, detto Dastoli che eh, era stato raccomandato agli altri 27 stati membri di fare anche dei panel nazionali quindi di agire anche a livello nazionale con dei criteri simili quindi di eh, con scelta casuale di cittadini, riunioni periodiche, eccetera, eccetera, ma questa cosa qui è stata fatta solo in sei Stati membri. Eh, io ho notato poi, eh, guardando in, ieri questa situazione, che in realtà sono cinque Stati fondatori dell'Unione Europea, più l'eccezione praticamente della Lituania. Eh, questo mi ha fatto pensare che eh, effettivamente, eh, cioè... I Stati fondatori costituiscono ancora oggi un nucleo importante in, in queste dinamiche europee, malgrado tutti gli allargamenti, malgrado è in quella, si vede che è in quella popolazione, in quella cultura politica che il, eh, il pensiero dell'unità europea eh, è un, un valore eh, enorme, cioè un valore importante che va portato avanti, ecco perché... Eh, questa eh, anche in questa situazione si vede effettivamente che gli stati fondatori hanno un, uh, un loro ruolo ancora oggi. E la plenaria, questa composta da 449 cittadini, uh, metteva a confronto quindi questi cittadini, scelti a casualmente più altri 27 cittadini che erano stati teoricamente indicati dagli stati membri come rappresentanti dei uh, cittadini. Eh. Del rispettivo Stato membro, più eh, questa è stata una lunga eh, raccogliere ci mette insieme questi 349, è stata diciamo una, la, una lunga negozia, negoziazione eh, all'interno del Comitato Esecutivo. Eh, poi ci sono stati i rappresentanti del Comitato delle Regioni, del Comitato Economico e Sociale. A altri rappresentanti e questo non ho mai capito bene di eh, autorità regionali e di autorità locali perché teoricamente sarebbero stati già rappresentati al comitato delle regioni quindi eh, comunque eh, più rappresentanti delle parti sociali e, eh, e da otto rappresentanti della società civile più il presidente dello youth forum europeo eh, quindi in realtà forse quella che poteva un po' dire di essere sottorappresentata è proprio un po' la società civile, che in realtà eh, eh, effettivamente sarebbe una molto più eh, una realtà molto più importante anche dal punto di vista numerico eh, rispetto ad, 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 al ruolo che le è stato dato all'interno della, della conferenza. Le, I gruppi tematici, come avete visto, sono stati assolutamente fondamentali perché praticamente sono... L'insieme, cioè la raccolta delle eh, conclusioni dei nove gruppi tematici, quelli che alla fine costituiscono il eh, testo finale, questo report, eh, che eh, sono 49 proposte, 326 misure specifiche. Ieri mi sono un po' divertito a eh, scorporare un attimo questo insieme di, eh, di proposte e di misure. Allora, le proposte eh, sono poco più che delle indicazioni di obiettivi. Sono molto vaghe e quindi, eh, da, se uno si concentra sulle, solo sulle proposte, eh, la, eh, specialmente la Commissione, e lo ha fatto nel proprio rapporto che vedremo adesso, eh, potrà sempre dire: Ah, ma queste sono cose che. O eh, avevamo intenzione di fare, o stiamo già facendo in qualche modo ragionando per obiettivi. Eh, il ragionamento per obiettivi nel, nell'Unione europea, però, è una, una questione molto parziale. Sì, è molto importante indicare eh, gli obiettivi, ma è molto più difficile arrivare come poi questi obiettivi nel, in concreto si realizzano. Perché ci possono essere vari modi per realizzarle ed è lì che diventa il, eh, diciamo, c'è il momento proprio della discussione eh, su questo. E, eh, ed è il problema della, del, degli equilibri che vanno trovati, specialmente su, proprio sulle normative europee, insomma, degli interessi, la, come gli interessi vanno a bilanciarsi, è proprio nel momento non tanto sull'obiettivo che vuole essere raggiunto, ma su come raggiungerlo. Insomma, questo è un po' il problema. Molto più concrete sono le misure. E allora vediamo che, eh, per esempio, eh, il, eh, il settore in cui sono state indicate più misure specifiche è quello dell'economia più forte, giustizia sociale e occupazione, il secondo quello sul cambiamento climatico e l'ambiente. E il terzo, eh, fortemente alimentato, specialmente da febbraio in poi, è diventato un, naturalmente un eh, il dibattito, si è alzato di livello su questo, eh, è quello del way nel mondo, in cui specialmente tutti i temi della sicurezza e della difesa sono entrati eh, in maniera preponderante eh, proprio eh, per diciamo a causa ecco, della, eh, della crisi eh, ucraina. Eh, e, ehm, eh, e quindi... Eh, diciamo anche che le proposte, quindi il numero delle proposte non è molto indicativo, è molto più indicativo il numero diciamo, delle misure sul, eh, rispetto alle, eh, alle, proposte, eh, alle proposte stesse. Eh, andiamo un attimo le, eh, dalle reazioni che ci sono state in questo eh, periodo sul, eh, sulla relazione finale e possiamo vedere alcune alcune diciamo linee di tendenza allora, il Parlamento europeo ha fatto due risoluzioni molto collegate strettamente a quelli che sono stati eh, gli esiti della conferenza fino adesso. Una è del risale al 4 maggio, quindi fino a qualche giorno prima del 9 maggio, e, e, e un'altra risale al 9 giugno. Io qui ho messo alcune parti della, di quella del 9 giugno perché eh, nella, specialmente nella parte 5 eh, voi vedrete quali sono eh, le eh, cose che il Parlamento europeo ha identificato all'interno dell'insieme delle, delle, eh, delle eh, proposte misure della conferenza come quelle su quale c'è necessità di cambiare i trattati, cioè di mettere mano ai trattati. Eh, vediamo quindi quello, per esempio, il rafforzamento, come, come è stato detto prima, della, eh, della competenza europea in materia di salute, di energia. Eh, di difesa e sicurezza, eh, l'aumento eh, per esempio del, eh, del voto a, a maggioranza rispetto al, eh, al voto all'unanimità, lì dove c'è, un maggiore ruolo dell'Unione Europea nelle questioni sociali, quindi il pilastro, rafforzamento del pilastro sociale, eh, anche lì eh, l'Unione Europea ancora ha delle competenze eh, eh, limitate. E eh, quella della, di un eh, diritto del Parlamento europeo di maggiore sulla codecisione del bilancio. Molto, molto osteggiato dagli Stati membri questo, questa cosa che è uscita. Tanto che alcuni Stati membri hanno detto che questo in realtà non, non era proprio stato detto dai cittadini, insomma, che quello gli è stato messo in quasi in bocca, insomma, <ride> però, eh, eh, comunque, è un, è un punto, diciamo, molto. molto eh che agita molto gli Stati membri, e, eh, e poi eh, questa posizione anche sui valori, eh, sui diritti, rafforzamento dei diritti, sui rafforzamento dei valori, sul rendere più efficace l'articolo 7, insomma per chi eh, degli Stati membri veramente non rispetta questi valori europei, poi alla fine eh, per, per l'impossibilità di poter presentare degli emendamenti specifici su tutti questi articoli. Il Parlamento europeo, comunque prima del, del, dell'ultimo Consiglio europeo, ha voluto proporre due emendamenti specifici, cioè almeno due articoli, cioè l'articolo 29 e l'articolo 48, articoli fortemente politici, e, eh, e quindi dando un po' di pressione sul, eh, sul Consiglio eh, perché anche lui prendesse eh, posizione. La Commissione si è, eh, si è collocata per tutto questo tempo del lavoro della conferenza un po' a metà strada fra il, eh, il, il ruolo che eh, volesse dare il, eh, il Parlamento alle, eh, alle proposte, specialmente anche di cambio dei trattati della, eh, della conferenza. E, eh, e, e invece tutte queste esitazioni da parte degli stati membri si è posto in una posizione un po' intermedia in cui eh, si impegnava a, eh, e si impegna insomma, a fare tutto quello che sono le. Le, cose, le possibilità che offrono gli attuali trattati quindi effettivamente intervenire sulle, sulle politiche, sugli atti normativi che sono in fondo di sua competenza come sapete il, la Commissione ha il monopolio legislativo cioè può essere l'unica eh, istituzione europea che può presentare può attivare praticamente un processo normativo a livello eh, europeo uh -huh. esatto exactly. Poi eh, abbiamo eh, la, effettivamente, vedete, la frase, diciamo, alcune frasi della, di dichiarazioni della Ursula von der Leyen e questa prima comunicazione che hanno fatto, molto interessante, in cui eh, loro dividono per quattro categorie queste che sono le eh, proposte dei, eh, dei cittadini eh, in iniziative che già hanno eh, delle, eh, in atto praticamente un, un processo a livello normativo, altre su cui il Parlamento europeo e il Consiglio devono ancora mettersi eh, d'accordo, eh, su azioni che daranno seguito a idee sulla base di nuove riflessioni scaturite dalla conferenza e su cose che magari a loro non ci avevano proprio niente pensato, però potrebbero essere effettivamente ehm, contenute in future iniziative da, della Commissione europea. L'ultima istituzione che ha reagito è stato il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio dell'Unione europea ha reagito in due modi, attraverso un documento di analisi, probabilmente il documento più dettagliato esistente attualmente, è, una, è un 224 pagine in cui ogni singola misura viene analizzata, e eh, viene detta se esiste la base legislativa eh, all'interno dell'Unione Europea e se eh, eventualmente eh, sono già in atto delle, eh, delle, diciamo, delle procedure, delle, eh, delle, de, delle soluzioni eh, su, basate su questo eh, che molto sono molto simili a quello magari providenti che alla misura che è stata richiesta e identificano anche quelle che invece avrebbero bisogno della... Di una modifica dei trattati. Sono, io le ho contate, sono circa 26 quelle che hanno bisogno di una, eh, avrebbero bisogno di una ratifica eh, dei trattati. Questo non significa che sono 26 gli articoli, gli articoli sono in realtà di più, perché già una, un cambiamento, per esempio, della, della, mh, delle maggioranze in realtà è trasversale, colpirebbe tantissimi articoli eh, all'interno diciamo, del Trattato di funzionamento sul, sull'Unione Europea. E questa lapidaria eh, eh, conclusione del Consiglio Europeo del 23-24 giugno eh, in tre punti, la vedete lì sotto, ne ha parlato Dastoli prima e praticamente non dice nulla. <ride> so che, eh, quando pre prende atto delle proposte contenute, eh, si impegna a, a dare seguito a, una, eh, a, a quello che sta alla relazione eh, nell'ambito nell delle rispettive competenze. E, e, e prende atto anche del fatto che sono già stati intrapresi dei lavori a riguardo, in particolare si riferisce in questo caso al Parlamento europeo che ha richiesto espressamente di attivare l'articolo eh, 48 e quindi aprire una convenzione. E, eh, e poi ricorda l'importanza di garantire che i cittadini siano informati del seguito dato alle proposte formulate nella relazione. Insomma, questa in qualche modo la giornata di oggi è contribuito anche a, <ride> contribuisce anche a questo sì. e eh, l'ultima slide non è altro che un, che un ringraziamento della, della vostra... Attenzione, no, non c'è, no. No, ma, ma della vostra attenzione e uh, la domanda principale che cosa sarà ora? Uh, io personalmente ritengo che uh, siamo in una finestra temporale, un momentum, come si dice, in cui qualcosa si può fare, qualcosa si potrebbe fare. Uh, io uh, temo che uh, facendo passare ancora un po' di tempo uh, questo... Eh, cioè, e quindi anche eh, allontanandosi, magari da crisi che spero nel frattempo almeno la parte più acuta si siano risolte, come quella dell'Ucraina, insomma, e l'aspetto della, del, della post-pandemia, eh, allontanandosi di più da queste emergenze, eh, la pressione sugli Stati di eh, fare delle riforme europee diminuisca. Quindi effettivamente secondo me è molto importante che la pressione in questo momento rimanga alta. Eh, non abbiamo finora, sappiamo che la presidenza ceca farà un follow up nel mese di ottobre insomma su questo, su questo tema delle riforme europee ma, eh, e, e sappiamo anche come ha detto eh, l'onorevole Castaldo che il Parlamento europeo sta preparando altri emendamenti eh, in eh, ai termini della dell'articolo 48 attraverso eh, lavori nelle proprie commissioni. Insomma, quindi, perché eh, sono naturalmente molto trasversale, molti temi, molte commissioni parlamentari europee vengono coinvolte all'interno di questo di questo processo. Grazie. Grazie mille, Grazie per il puntuale approfondimento del, di quello che è stato il lavoro di, di questo lungo anno. Eh, lascio subito la parola al a, collega Claudio Di Maio, collaboratore del Centro Europe Direct, città, eh, Università degli Studi di Roma 3, eh, per raccontarci. Abbiamo sentito parlare di dati europei, di poca partecipazione dei cittadini eh, in Italia e negli altri Stati membri, però... In realtà noi qui seduti a questa cattedra abbiamo una best practice, cioè il lavoro di un centro che si è attivato con, con i giovani e, e, e qui presenti con noi ci sono due rappresentanti del, della Scuola d'Europa. Lascio quindi la parola a Claudio, immagino fare un intervento congiunto con, sì. con i ragazzi. Prego. Grazie Sara, grazie in primis a, a Franco che ci ospita in questa bellissima sala e grazie anche ai relatori che mi hanno, eh, mi hanno preceduto. Quando ci siamo riuniti nell'immaginare questo incontro di oggi, eh, io contrariamente ai miei soliti standard cercherò di essere sintetico, ehm, abbiamo pensato ad una, per una volta a un panel a piramide rovesciata, cioè arrivare effettivamente fino al, alla diciamo dalla teorizzazione della conferenza sul futuro dell'europa sino al caso pratico eh, ti ringrazio non lo so se effettivamente eh, siamo stati best practice questo sì è vero ci abbiamo creduto molto eh, parlo al plurale perché perché eh, diciamo come eh, centri Uh, gestiti dall'Università Roma 3, siamo stati coinvolti sin dal primo momento, in quanto come centro di documentazione europea siamo stati selezionati insieme agli amici del CNR come hub della conferenza uh, su Roma, erano 53 all'inizio uh, su tutto il territorio dell'Unione Europea e poi successivamente avendo uh, inaugurato nel mese di dicembre il, il centro Europe Direct insieme anche a voi. Abbiamo proseguito in questo senso. Io cercherò di eh, raccontarvi un po' appunto l'aspetto pratico, cioè da dove siamo partiti, dove eravamo rimasti e poi abbozzerò ma proprio lievemente sul dove si andrà non spetta certamente a me questo eh, da dove siamo partiti noi siamo stati chiamati eh, come centro come centro di documentazione europea ma soprattutto come hub a testare la piattaforma lo dico anche a beneficio dei cittadini che ci stanno ascoltando e anche a quelli in sala cioè questa piattaforma non è caduta dal cielo ringrazio moltissimo Uh, Stefano Milia per averci enucleato un po' anche quelle che sono state le reazioni dei cittadini, ma la piattaforma in primis è stata uh, testata attraverso le persone che dovevano concretamente propagandarla. E successivamente dal 19 aprile uh, in poi e dal 9 maggio dopo l'inaugurazione abbiamo cominciato a fare uh, su idea anche del del nostro coordinatore Raffaele Torino dei colloqui pubblici. Dei colloqui pubblici che evidentemente e eh, lo dico anche perché questo è un modo di analizzare, eh, una prospettiva di analisi di quelli che sono stati i dati di partecipazione alla conferenza, vista eh, il periodo in cui ci trovavamo, sono stati all'inizio dei colloqui online. Eh, L'online ha di per sé, eh, diciamo, un diritto e un rovescio della medaglia. Sicuramente, eh, questo è il riscontro che abbiamo avuto noi. Se da un lato siamo stati più avvantaggiati nel propagandare eh, queste tematiche eh, all'interno di una platea senza, senza dubbio sconfinata, devo ammettere che i primi tempi la partecipazione a questi colloqui pubblici non è stata, bisogna dirlo, non è stata quella desiderata. Eppure, e dico, eh, lo dico anche mh, per cercare di farvi comprendere meglio che cosa è significato far partire questa azione comunicativa, abbiamo individuato eh, come personale del centro di documentazione e del, eh, del centro Europe Direct delle tematiche che a nostro modestissimo avviso erano proprio quelle forse più sentite eh, dalla popolazione. Siamo partiti per esempio con il tema dei consumatori. Quindi la tutela dei consumatori europei. Abbiamo proseguito uh, includendo uh, da prima per il tema dei consumatori i discussant uh, che andassero dalla... Uh, Garante per, diciamo appunto, eh, no, chiedo scusa, eh, dalla, diciamo dall'autorità nazionale che si occupa della tutela dei consumatori sino a esperti eh, della tutela legale del consumatore. Poi successivamente abbiamo eh, affrontato il tema dei social network e quindi anche della democrazia attraverso i social network. E lì, per esempio, abbiamo ospitato anche eh, persone molto importanti. Che si so, che si trovano ogni giorno a gestire tutto questo, come ad esempio la responsabile per il Sud Europa di Facebook, che ha discusso insieme a noi le proposte dei cittadini. Dopo abbiamo deciso, anche sulla scorta di questi risultati, di dare uno slancio diverso. Questo slancio diverso è stato anche. Grazie eh, al calo dei condaggi e alle riaperture, favorito eh, da incontri anche in presenza, eh, è stato anche eh, orientato eh, dalla volontà: e questo ci tengo a dirlo, eh, forse in controtendenza con i dati eh, che tu dicevi, eh, Stefano, eh, di aprire la partecipazione non a un pubblico eterogeneo, ma di aprirlo ai giovani, questo anche prima. Eh, diciamo che la Commissione europea eh, dichiarasse il 2022 l'anno europeo dei giovani. Io dicevo prima ai nostri amici che, fra poco, vi presenterò, eh, forse saremo in pochi, ma noi ci crediamo eh, nella partecipazione eh, giovanile. Questo ha dato maggiori risultati, almeno per quanto riguarda il centro Europe Direct eh, dell'Università degli Studi Roma 3. Eh, siamo andati evidentemente nel nostro pubblico di riferimento, che è quello degli studenti, noi siamo all'interno di un panorama universitario, cerchiamo di sfruttarlo in senso positivo, eh, nel migliore dei modi, ma siamo anche andati in esperienze, eh, io ci ho tenuto particolarmente a, a, ad averla qui con noi oggi, in esperienze del territorio romano che includono al Uh, al loro interno anche una sorta di rete di scuole che discutono, che dibattono, che formano dei workshop, dei, dei, dei laboratori formativi sulle tematiche dell'Unione Europea. E con la volontà uh, anche della, diciamo della, degli istituti promotori e dell'associazione uh, che ha ideato questo, questo contenitore che è la Nuova Europa, uh, abbiamo uh, creato prima online e poi uh, in presenza, testimonianza anche del, del, dell'aspetto pandemico che, che si evolveva, uh, dei dibattiti pubblici uh, molto uh, diciamo, molto concentrati. Non mi soffermerò molto su questo perché abbiamo invitato due testimoni diretti a parlarvi di questo. E lì effettivamente il numero delle proposte uh, sono, sono cresciute. Noi come. Centro di documentazione europea, per dare anche anch'io nel mio piccolo qualche numero. Eh, anche se Stefano è stato eh, molto più esaltivo di me, eh, e come centro Europe Direct abbiamo raccolto intorno diciamo, alle eh, 150 proposte. Erano in realtà molte di più, ma abbiamo ovviamente concentrato quelle proposte che erano sostanzialmente simili. E, mh, per darvi anch'io qualche dato qualitativo, eh, moltissime delle proposte eh, sono state in materia di eh, digitale. Di Green Deal europeo, che tra l'altro mi viene confortato anche dai dati generali eh, della conferenza, curioso, eh, lo dico anche a beneficio di tutti, ma anche di Stefano che ci ha portato i dati, noi abbiamo raccolto anche moltissime proposte in materia di immigrazione, che invece ho notato che era proprio quello che aveva i numeri più, uh, più stretti. Forse anche segno del fatto che la popolazione europea si interessa di tante cose, un po' meno di immigrazione come si vuole spesso pensare. E abbiamo fatto anche un dibattito uh, su queste tematiche. Siamo andati, sui, siamo andati e abbiamo pensato uh, di arrivare direttamente sui giovani, formando i giovani probabilmente nella fase più, uh, diciamo, uh, cognitiva, cioè nella fase in cui potevano veramente apprendere il meglio da quello che io considero. Uh, effettivamente un grande esercizio partecipativo. Va detto, uh, non so se uh, il presidente Dastoli mi sta ancora ascoltando, uh, lui lo sa meglio di me, non è l'unica forma partecipativa di cui l'Unione Europea si è dotata anche in passato. Stefano ha parlato della Convenzione, ma a me piace ricordarlo, i trattati uh, ci parlano dell'iniziativa dei cittadini europei. La Commissione europea si è mossa più volte attraverso e lo fa ancora attraverso le consultazioni pubbliche ogni volta che varia e che vara una strategia. Eh, però evidentemente questa, sebbene rapportata nella totalità della popolazione, siano numeri piccoli, però i numeri li ammossi. Voglio lanciare un segnale eh, di ottimismo eh, rispetto a quello che si sta facendo e mi avvio alle mie conclusioni ma non dell'intervento in generale dicendo che cosa sarà la conferenza sul futuro dell'Europa. Sicuramente, mh, come bene ha detto Stefano, eh, questa, questa, questo ideare la democrazia bottom-up attraverso meccanismi che in realtà non sono totalmente nuovi in alcuni ordinamenti giuridici dell'Unione Europea, lo abbiamo visto utilizzare più volte, è una cosa veramente positiva. Positiva perché? Perché dai dati generali che ci siamo eh, così, ehm, che abbiamo noi discusso come Centro Europe Direct, ci siamo resi conto che più che portare l'Unione Europea. Eh, vicino al cittadino dobbiamo probabilmente lo dico anche con un piccolo senso di autocritica portare l'Unione europea a conoscenza del cittadino perché probabilmente ciò che si ignora spesso dell'Unione europea sono proprio i meccanismi partecipativi e di funzionamento l'iniziativa dei cittadini per esempio è nata eh, molti anni fa, benché il regolamento eh, di attuazione sia del 2018-2019, eh, però eh, diciamo non mi voglio smentire in quello che è stato il mio incipit iniziale, eh, abbiamo voluto. Uh, coinvolgere delle persone che direttamente sono state investite da questo processo uh, partecipativo. Abbiamo qui con noi Alessandra e Alessandro, uh, due eccellenti ragazzi che hanno partecipato, lo dico ancora una volta, alla Scuola d'Europa, sia a Roma eh, che a Ventotene, ehm, iniziativa che io uh, ritengo pregevole, eh, ma non mi dilungherò moltissimo, lascio a loro la parola. Per due principali motivi, innanzitutto perché ha aiutato noi, Centro Europe Direct, a raggiungere una popolazione che difficilmente sarebbe stato possibile eh, raggiungere, e soprattutto perché ci ha dato la possibilità, e questo è il risultato che io lascio, di formare maggiormente la popolazione europea su queste tematiche. Per cui lascio la parola ad Alessandra e ad Alessandro per darci il loro concreto apporto. Grazie, mi sposto così. Ciao. Eh, buongiorno, innanzitutto ci tengo a unirmi nei ringraziamenti del professor Di Maio e stenderli al professor stesso e alla dottoressa Rizzo. Eh, grazie ai quali abbiamo non soltanto avuto la possibilità di essere qui oggi, ma di vivere tutta quanta l'esperienza della Scuola di Europa e del Festival di Ventotene. E brevemente, in qualche modo, introdurre la scuola d'Europa nel suo funzionamento perché sono stati cinque mesi molto intensi da gennaio a, a maggio eh, e si sono sviluppati su due linee eh, che unite parallele ma che insomma eh, il lavoro congiunto ha permesso veramente a noi ragazzi a mio parere ma anche eh, con il confronto con, eh, con gli altri ragazzi di ehm, cambiare la nostra opinione sull'Unione Europea ovviamente un'unione imposita un cambiamento in positivo. Eh, mi riferisco al fatto che, appunto, come anche il, il professore accennava, c'è stato un lavoro sicuramente in presenza e il lavoro in presenza si è basato su una formazione eh, specifica, non soltanto sulle istituzioni europee, ma anche su quali siano e come vadano trattate le principali tematiche, le principali anche problematiche questioni europee e che l'Unione Europea si sta eh, trovando a dover affrontare in questo particolare momento storico. E quindi appunto questi incontri in presenza si sono sviluppati più come delle le lezioni frontali che sono state però necessarie per alimentare poi un dialogo che è avvenuto a distanza in degli incontri in cui appunto ehm, siamo stati divisi in gruppi, ognuno dei quali in qualche modo, in modo simile anche ai panel che sono stati insomma eh, citati. Ogni gruppo si è occupato di una tematica specifica, eh, parlo ad esempio ehm, appunto della transizione ecologica e digitale, eh, delle speech e delle migrazioni in modo particolare, c'è stato un grande contributo, come anche appunto eh, il professore ricordava. E, dunque eh, le proposte sono state varie. Eh, e ovviamente molto diversificata a seconda delle, delle specifiche tematiche, però quello che anche mi sento di sottolineare, eh, perché si ricollega anche poi al discorso del Festival di Ventotene, è che um, eh, c'è stata una grande sottolineatura della, del tema della sensibilizzazione e dell'educazione al fine di uh, far, con, far conoscere ai cittadini europei uh, appunto le varie, le varie tematiche e. Um, in qualche modo trovare le soluzioni migliori per, le, per i problemi, le problematiche che, si, che, si, che ci troviamo come uh, Unione Europea da affrontare uh, e quindi appunto uh, l'educazione um, per esempio al, alla diversità e quindi faccio riferimento al motto dell'Unione Europea e un'educazione che poi si è anche appunto uh, è stata riflessa nelle, uh, nelle proposte che sono state poi avanzate durante il festival. Um, e quindi prima accennava un cambiamento della visione dell'Europa, e che è stato, secondo me, il più grande contributo che questa esperienza ha potuto dare a noi ragazzi. Perché molto spesso, o almeno questa è stata la mia esperienza precedente. No, L'Unione Europea è mh, considerata uh, una in qualche modo un'istituzione troppo lontana, troppo burocratica e poco vicina eh, e in qualche modo a disposizione dei cittadini. E quindi il, la possibilità di essere attori nel eh, creare, nel ehm, sottoporre delle proposte che effettivamente arriveranno agli eh, organi, alle istituzioni europee, fa comprendere a noi ragazzi che... Eh, quello che possiamo essere cittadini attivi non è un, in qualche modo un, un sintagma uh, fin troppo usato e con poco significato, ma è, uh, è fondamentale per il nostro sviluppo, la nostra crescita. E uh, proprio riguardo a questo, anche l'urgenza che noi ragazzi abbiamo, l'urgenza che uh, uh, c'è per noi nella. Um, proporre essere dall'inizio, da adesso, da questi anni che insomma magari ci sembrano, affin, ci sentiamo ancora troppo, troppo giovani per effettivamente avere delle idee e farle valere, ma l'urgenza proprio invece di farlo in questo momento perché è stato um, sottolineato più volte proprio al, durante il Festival di Mentotene. Uh, i protocolli, le procedure dell'Unione Europea ovviamente hanno dei, um, dei tempi di dotazione molto eh, necessariamente lunghi, anche di uh, 5, 7, 10 anni, e quindi per effettivamente vedere l'Europa che vogliamo per il nostro futuro, dobbiamo iniziare ad agire già adesso e non possiamo aspettare. E uh, l'altro grande, grande contributo che secondo me abbiamo avuto è stata la possibilità di fare un, avere un dialogo uh, su delle tematiche che ci interessano così da vicino con altri ragazzi. Un dialogo che però molto spesso per un motivo o per un altro non è così presente, proprio a livello di um, scambio di idee e contributi fra uh, persone della stessa età. E su queste tematiche appunto in qualche modo più ehm, complessi però appunto significative e quindi anche questo ci ha permesso di comprendere che eh, sebbene provenienti da ehm, Situazioni, contesti diversi, scuole diverse, anche nazioni diverse: eh, molto spesso il nostro focus è stato sugli stessi temi e sulle stesse soluzioni. Quindi, appunto, faccio riferimento a quello che dicevo prima sul, sull'educazione per eh, la risoluzione delle, delle questioni europee. E quindi passo la parola a Alessandro per continuare con le questioni Grazie. Ci Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Di Stefano e come avrete capito sono uno dei ragazzi che ha partecipato ai lavori della Scuola d'Europa. Eh, quelli che sono stati i lavori della Scuola d'Europa possiamo mh, vederli come, una, come un percorso, sia per noi studenti, eh, soprattutto, sì, soprattutto per noi studenti, un percorso che è partito da lontano come preannunciava Alessandra, quindi con una fase di formazione e con dei laboratori attivi. Anche durante quelle che sono state le attività a Roma, quindi in una fase an ancora precedente, poi si arriva a un'ulteriore fase del percorso, un'ulteriore tappa del percorso che, sono, che è stato il Ventotene Europa Festival, che si è svolto a maggio. E cerco di inquadrare questa, mh, inquadrarvi questa che è stata un'esperienza diretta, un'esperienza. Vissuta da parte di tutti coloro che ne hanno preso, che, che ne hanno fatto esperienza fondamentalmente. E allora ci troviamo sull'isola di Ventotene luogo inevitabilmente simbolo eh, dell'Unione Europea. E mh, la, qual è stata la, la platea, diciamo, qui, chi sono stati i protagonisti? Sono stati i protagonisti dei giovani, dei giovanissimi, eh, di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Eh, provenienti da, da tutta fondamentalmente da diversi paesi dell'Unione Europea perché faccio riferimento a Berlino, Parigi, Parese e Roma che si sono trovati a, a confrontarsi a dialogare a comunicare a scontrarsi perché non dobbiamo neanche, non dobbiamo neanche nasconderci perché diciamo che la democrazia un esercizio democratico e poi ehm, la, una base che prevede il dialogo, prevede anche lo scontro, però uno scontro che si è sempre risolto ma che si è sempre risolto, se che non si è mai risolto in una carneficina, cioè uno scontro che si è rivelato poi produttivo. Comunque, eh, quindi i giorni sono le giornate sull'isola sono passate eh, um, so sotto un. Um, con l'obiettivo di redigere un progetto per la pace. Quando parlo di progetto per la pace, però, che cosa intendo? Allora, intendo un progetto che non si ponga l'obiettivo di eh, trovare soluzioni istantanee alla, cioè, per raggiungere la pace, ma parlo di un progetto che ponga le basi per preservare l'ideale di pace. Tutto questo è stato possibile ovviamente grazie a un percorso di formazione che è stato fatto anche sull'isola, eh, quindi con numerosi semi, seguendo numerosi seminari, eh, addirittura, avendo addirittura la possibilità di fare un'intervista al famoso scrittore Paolo Rumiz, eh, quindi incontri. Però mh, ci tengo ora ad evidenziare quello che forse è, stata, mh, è stato il fulcro dell'esperienza, quindi questo dialogo, questo confronto e questa collaborazione. Eh, I ragazzi inevitabilmente, si, che si sono, trovati, i ragazzi si sono trovati a collaborare inevitabilmente eh, hanno vissuto e vengono da ehm, esperienze culturali, contesti totalmente differenti e bisogna anche dire che non è stato effettivamente sempre facile riuscire a farli convivere. Però in realtà poi queste iniziali difficoltà, un po' la, la bellezza anche del vivere in maniera unita, quindi lo spirito che fondament fondamentalmente incarna l'Unione, è stato quello di riuscire a superare le diversità e poi porsi di fronte al risultato con un'estrema soddisfazione, perché è un risultato condiviso. E quindi, quale, fondamentalmente abbiamo compreso una cosa, la diversità ha ehm, portato allo scambio e si è configurata non come un limite, eh, idea che è alla base di qualsiasi pensiero razzista, fondamentalmente, ma come ricchezza, come opportunità di arricchimento personale e collettivo. E. Per cercare di entrare ancora più nello specifico, essendo eh, comunque breve, ehm, mi limito a dirvi che comunque sono state alcune, delle, alcune delle proposte che sono state toccate in maniera comunque concreta e il quanto più possibile competente, in maniera ovviamente eh, eh, sempre per dei ragazzi giovani, giovanissimi, vi ho anticipato. È stata fatta un'analisi un accurata mettendo al centro ehm, l'immigrazione. Eh, il desiderio di una diplomazia, di un contributo diplomatico più forte, e addirittura, no, addirittura diciamo, è stato eh, pensato un European Basic Income, nome eh, per cercare, insomma, nome che ha, alla base vede la disuguaglianza come motivo di conflitto, e, e poi addirittura un piano di emergenza da attuare in, in, in caso di conflitti. La cosa che però più ci tengo a sottolineare di quelli che sono stati i lavori è stato quanto sia stato centrale, più di tutti gli altri temi, l'educazione. Cioè quella che i ragazzi, noi ragazzi, veramente abbiamo ritenuto l'educazione come il perno centrale, il pilastro centrale per poter poi creare un mondo, un'Unione Europea migliore. Quindi un'educazione che possa essere fatta nella maniera più possibile aperta. A, a quelle che sono le, le differenze linguistiche, culturali, con, con mh, scambi, un'educazione che comunque ponga le basi, come diceva prima il professore, anche mh, per comprendere quelli che sono i fondamenti dell'Unione Europea e le rispettive competenze, e, affinché poi veramente possiamo essere tutti cittadini in maniera competente, attivi, come giusto che sia. E, mh, e quindi ehm, arriva alle conclusioni, insomma, tutto questo progetto poi eh, diciamo, si è concluso eh, di ritorno, da, ritorno dall'isola a, a Roma, con la consegna da parte di una de delegazione di due studenti della dottoressa Rizzo eh, del documento eh, dal titolo Il mio progetto per la pace la consegna a, alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e quindi alla quale ha seguito anche un dialogo uh, con la sua, il suo capo di gabinetto, la dottoressa Valeria Micelli. Grazie. Grazie. Grazie mille ragazzi. Ora, me, sì. volevo, so che questo non è bello per la diretta streaming, però è il bello della diretta. È il bello della diretta. No, volevo, solo, volevo solo aggiungere una cosa per chiudere il discorso dei ragazzi. E, diciamo, noi abbiamo deciso di, 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 di presentare oggi il lavoro della Scuola d'Europa, soprattutto perché eh, sono attività che sono cominciate dal 9 maggio 21 e si sono concluse proprio nel maggio del 22, quindi rispettando diciamo un po' i criteri canonici. E, diciamo, uh, da, questi, da questi gruppi di persone che io ho avuto l'onore di, di, uh, di seguire in alcune parti, eh, sono comunque provenute 50 proposte. Quindi, eh, ovviamente, ritenevo che, eh, riteniamo tutti, eh, sia una, diciamo, una best practice da portare all'attenzione. Assolutamente sì, grazie Claudio per, per quest'ultimo appunto. Mi è, mi, è, mi è fatto particolarmente piacere vedere nei vostri occhi l'entusiasmo, ehm, l'entusiasmo di, di giovani che si devono ancora avviare al percorso universitario. Quindi sicuramente facciamo fede su di voi nel portare avanti questo percorso di sensibilizzazione, anche. Con i nuovi colleghi che andrete ad incontrare a settembre. Quindi vi faccio un grande in bocca al lupo. Eh, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in, in streaming e che sono qui presenti in questa giornata. Crediamo che sia stato importante, lo, lo dico a nome anche dei, dei colleghi con cui abbiamo organizzato l'evento, fare un, uh, un momento conclusivo di quello che è stato quest'anno per tirare un po' le, le somme e valutare tutto quello che può nascere da oggi. In poi. Quindi ci facciamo tutti un grande augurio nella speranza che a ottobre ci rincontreremo per capire come le istituzioni si sono mosse e si andranno a muovere nel, nel prossimo anno. Grazie ancora a tutti gli ospiti, grazie a chi è intervenuto a distanza, Pier Virginio Dassoli, il direttore Carlo Corazza, grazie a Claudio, a Raffaele, a Franco, a Dario e a Stefano Emilia. Grazie mille e buon proseguimento di giornata.